Mio padre è morto difendendo la nostra causa, il nostro villaggio, il nostro paese. Anch'io volevo combattere, ma siamo buddisti. La gente dice che dovremmo essere pacifici e non violenti. Quindi io perdono il nostro nemico, ma a volte sento di avere tradito mio padre. Buongiorno a tutti. Adesso io leggo la dichiarazione di Presidente dell'Amministrazione Centrale Tibetana, occasione del 62 anniversario della giornata di rivolta nazionale tibetana. 62 anni fa, in questo giorno, migliaia di tibetani chiesero per la strada di casa. Monaci e monache, giovani e anziani, e uomini e donne tibetane di ogni ceto sociale si unirono contro la tirannia della Cina comunista e le illegali invasioni del nostro paese. Oggi commemoriamo uno degli eventi più significativi della nostra storia di lotta per la libertà e la giustizia. L'amministrazione centrale tibetana ricorda e onora il coraggio continuato e lo spirito di meritiri. Allo stesso tempo le nostre preghiere e pensieri vanno i tibetani in Cina, che sono ancora nella grigia della tirannia. Nelle ultime decenni ogni giorno i tibetani hanno preso la vita. Oggi ci siamo riuniti per piangere collettivamente questa colossale perdita, ma siamo qui anche per sottolineare la resistenza impavita di tibetani in Tibet, anche di fronte a grave pericolo e rischi. Continuiamo a proteggere e preservare la nostra lingua, la nostra religione, la nostra cultura, la nostra terra e la nostra identità da un attacco sistematico del governo cinese. Il 19 gennaio di quest'anno Tenzin Nima, un monaco del monastero di Deza Wangpo nella prefettura di Kaze, è morto a 19 anni. La sua vita è stata bruciatamente e brutalmente interrotta da continua torturato in prigione. Il suo crimine è stato la partecipazione a una protesta pacifica. Appena mese dopo la morte di Tenzin Nima, il 6 febbraio,
2021 un altro prigioniero politico tibetano compiva una guida turistica di 51 anni della città di nome Pansé nel paese di Ru. Muore per le ferite e infiriti mentre era in prigione. Stava scontando 21 anni di carcere dal 2013 per aver condiviso notizie di proteste ambientali, locali e altre proteste nella sua regione. La commissione istitutiva del congresso sulla Cina nel suo rapporto annuale pubblicato nel dicembre 2020 ha segnalato il prigionamento della sezione dei diritti umani, della libertà religiosa e scritto preoccupazioni per la sincerizione delle identità tibetane da parte del governo cinese e per i diffusi arresti arbitrari. Un esempio criticale del paese disprezzo e intrusioni del governo cinese nei confronti della libertà religiosa del popolo tibetano è Gendinci Nima. La undicesimo Panchen Lama questo maggio segnala il 23 anni del reprimendo e della separazione forzata di Gendinche di Nima. Della sua famiglia e di Chadel Rinpoche. La ex abide del monastero di Tashi Lumpo in Tibet, la censura e la sorveglianza e levoli inviti hanno ulteriormente intensificato la violazione di diritti fondamentali del popolo tibetano. Il 24 dicembre 2020 l'autorità della cosiddetta regione autonoma del Tibet ha annunciato procedimenti penali contro individui utilizzando il mezzo di comunicazione online per dividere il paese e minare la unità nazionale e di aiutare ulteriormente il governo nella sua persecuzione. Turmo è uno delle 155 tibetani che sono autoimmolati dal 2009 e 133 da allora sono morti in seguito alla loro protesta. La morte del dominio cinese in Tibet ha spinto i tibetani all'interno del Tibet per esprimere il loro risentimento contro le politiche, le pratiche, le minacciano la identità, la cultura, la religione e la stile di vita tibetani. Il 27 dicembre 2020, da allora presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha firmato una legge, il Tibet Policy and Support Act 2020. Il TPSA 2020 aggiorna in modo significativo la politica e il sostegno degli Stati Uniti per il Tibet. Afferma firmamente la disincarnazione del Dalai Lama e di altri leader buddhisti tibetani è tutto una questione religiosa e quindi la decisione definitiva in merito
città, esclusivamente alla Dalai Lama, al popolo tibetano e alla comunità buddista tibetana, aderiti in oltre 17 giorni contro le autorità cinesi che interferiscono in questa materia. Il disegno della legge riconosce formalmente l'amministrazione centrale tibetana e riconosce l'importanza dell'ambiente del Tibet e dei suoi altipiani. Ringraziamo tutte le organizzazioni e le persone che hanno sostenuto il ripetuto passaggio della disegno di legge. La nostra continua lotta per la libertà non sarebbe possibile senza il sostegno dei nostri amici di tutto il mondo. In casa e nomi di tibetani, dentro e fuori il Tibet, ringrazia in particolare il governo indiano e il suo popolo per la loro continua generosità e sostegno. Ringraziamo i leader e i governi, i parlamenti e organizziamo gli individui che si battono per la giustizia, la uguaglianza e la libertà e che continuano a sostenere la giustizia a causa del Tibet. Infine preghiamo per la lunga e sana vita di Sua Santità e 14 Dalai Lama. Preghiamo per l'arrivare della giornata in cui il regno di pace e libertà brillerà sulla tela della neve. Pregherò! Pregherò! Tibet! Libero! Tibet! Libero! Tibet! Libero! Adesso passo a... Buongiorno a tutti. Io non vorrei parlare, vorrei dare voce alle parole di Sensit Sindhu, che ha compiuto un'impresa eroica, una marcia in solitaria, partendo da Dharamsala i primi di febbraio ed arrivando oggi a Delhi, compiendo circa 500 chilometri per testimoniare il suo impegno inesausto e la sua lotta continua a favore di non solo di una libertà per il suo paese, ma anche per tutti noi. Quindi io affiderei semplicemente la mia testimonianza a due brevissime poesie che questo fantastico eroe, di cui qui ho un'immagine iconica, è diventata perché ha indossato molti anni addietro una fascia rossa che porta ininterrottamente sulla sua fronte, giurando di toglierla soltanto quando il suo paese sarà di nuovo libero. Questa si chiama Profughi, però in italiano non regge la traduzione e quindi mantengo il titolo originale, che è Rifugi, per la lettera che è l'iniziale, la R. E dice Tenzin Sundu: quando sono nato mia madre ha detto, sei un rifugiato. La nostra tenda sul ciglio della strada affumicata di neve. Il mio insegnante ha detto, sulla tua fronte, tra le sopracciglia, c'è una R in rilievo. Ho graffiato e strofinato sulla fronte, ho trovato solo un segno di dolore rosso. Io ho tre lingue, ma quella che canta è la mia lingua madre. La R sulla fronte, tra il mio inglese e l'hindi, in lingua tibetana, si legge Ramsen. E credo che questa sia la testimonianza in questo momento più accurata, più attendibile, più condivisibile dal mio personale punto di vista, per spingere ciascuno di noi a continuare nel sostenere questa causa giusta di un popolo ingiustamente oppresso, di una terra ingiustamente occupata, per preservare non soltanto i diritti del popolo tibetano, ma anche i nostri stessi diritti
e per poter mantenere il più a lungo possibile, fino a che avremo vita e fino a che la nostra testimonianza potrà avere un valore, la nostra libertà, la nostra indipendenza, la nostra autonomia da qualunque genere di dittatura, da qualunque genere di imposizione, da qualunque genere di abuso e di arbitrio in cui il potere del più forte continua ostinatamente a schiacciare la resistenza legittima di chi ha meno forza, ha meno disponibilità, ha meno voce. Quindi il mio desiderio di oggi, il mio desiderio di ieri, il mio desiderio di sempre è quello che questa nostra piccola voce possa diventare una grande voce e possa finalmente avere l'ascolto che merita e che ha diritto di avere. Vi ringrazio. Per tutti gli amici tibetani e gli amici del Tibet, Marilia, tu hai appena detto che speri che questa nostra voce possa diventare più grande, che noi, anche detto che forse abbiamo meno forza, io direi che il Partito Comunista Cinese dimostra ogni giorno in realtà quanta forza abbiamo, perché sono decenni che stanno con la forza, con la violenza, cercando e reprimando ogni voce di dissenso. Quindi questo dimostra la paura che hanno loro di ogni voce libera, della democrazia, del pensiero libero, e ci deve rincuorare per quanto è molto difficile. Io come sempre vi ringrazio, perché sono decenni anche che state cercando di avvertire il mondo su quello che è il vero voto del Partito Comunista Cinese, un voto che ancora oggi inganna troppe persone dentro i padroni, dentro le grandi imprese e soprattutto oggi dentro i governi. Pensiamo anche all'accordo ancora sulla Via della Seta, il famigerato, becero accordo sulla Via della Seta, un accordo politico con la controparte, il Partito Comunista Cinese, che è un potere sanguinario che reprime le sue popolazioni dentro ma anche fuori. Voi avete avvertito da tempo che quello che stava accadendo in Tibet si sarebbe sparso per il mondo, e l'abbiamo visto, prima si è sparso dentro la Cina, si è sparso nello Xinjiang, nella Mongolia interna, a Hong Kong, ma sempre di più, e dobbiamo ricordarlo con forza, anche per il popolo Han cinese, quella maggioranza, anche lì vediamo sempre di più, soprattutto col coronavirus, tutte le voci di dissenso, i giornalisti, i medici, chiunque possa esprimere un'idea o anche semplicemente un parere, cercare di avvertire i suoi concittadini del coronavirus che sta partendo, ecco, sono spariti quasi tutti, alcuni sono spariti, altri arrestati e condannati. È una repressione che non ha fine, e purtroppo quello per cui ci avete avvertito, quella repressione sempre di più sta arrivando anche qui. Voi conoscete fin troppo bene le minacce e il modo in cui il Partito Comunista Cinese anche all'estero ha cercato di farvi tacere, minacciando magari voi direttamente, minacciando i vostri familiari, minacciando i vostri cari, ha buttato fuori tutti i giornalisti occidentali che avevano una voce, diciamo, indipendente dentro il paese, cercavano di raccontare. Purtroppo oggi non si ferma più lì, è di alcuni giorni la notizia. E devo veramente dire, purtroppo avevamo avuto ragione, perché a volte uno può anche dire la vede troppo nero, non andrà così lontano. Ecco, a me, a poco più di 6 mesi dell'imposizione della legge nazionale sulla sicurezza a Hong Kong, che ha una funzione extraterritoriale universale, l'abbiamo detto sin dall'inizio, questo rischia di colpirci tutti, cinesi, tibetani, uiguri, hongkongesi, tutti. Ecco, oggi è la realtà. Pochi giorni fa ci è giunta la notizia che 4 cittadini danesi non esiliati, non è giusto neanche quando sono esiliati, non è mai giusto, ma 4 cittadini danesi, tra cui 2 membri del Parlamento, sono stati avvisati dai loro servizi che è meglio che non lasciano il loro paese, che devono avvertire i servizi ogni volta che cercano e vogliono recarsi all'estero, che è meglio evitare i paesi come l'Italia, ma come anche il Belgio, dove ci sono le istituzioni europee, paesi che hanno un accordo bilaterale di estradizione ancora con la Cina. La Cina, dove ci sono delle quote di esecuzione, di arresti, di condanne,
99,6%, quasi il 100%, quindi quando la Cina decide che tu sei colpevole di qualcosa, la guerra. Se tutto va bene avrai un processo, ma sappiamo sempre di più anche tanti sono dentro senza processo, sempre di più. Gli occidentali anche, e io credo, mi dispiace per voi, ma forse questa è una cosa che può svegliare le anime a un po' più di persone. Ma quanti sono gli ostaggi in Cina occidentali ormai? Ci sono dei piani, il governo canadese ha dovuto lanciare un piano di evacuazione urgente per 300.000 suoi concittadini residenti a Hong Kong. 58 paesi hanno dovuto fare un appello urgente per fermare questa diplomazia degli ostaggi che la Cina sta mettendo in atto. E oggi abbiamo quindi 4 cittadini danesi che sono già limitati nella loro libertà di movimento, una libertà di movimento sancita dalla loro condizione, dai trattati europei, nonché dei principi universali. Se questo non ci sveglia, questo potere, questi artigli della Cina, non della Cina, perché ricordiamoci appunto tutti i cittadini cinesi sono vicini, ma del partito comunista cinese si stanno sfregiando dappertutto. E ora è quindi il momento di dire no, basta, dobbiamo lavorare per chiedere con insistenza che rispettino i nazionali che dicono di volere tanto bene, di comportarsi come un attore responsabile, come dicono di voler essere, di rispettare i principi, il diritto internazionale, ma anche se vogliono continuare ad avere i vantaggi di un Occidente che li ha pagato, li ha sussidiato l'economia in Cina, che devono rispettare le nostre regole e che non possono venire qua e comportarsi come il loro potere valesse dappertutto. È ora di dire basta. Grazie. Ciao a tutti, buonasera, buongiorno. Io sono mi attacco a quello che diceva Laura nella parte finale del suo discorso, perché con il Partito Radicale, come saprete, con Marco Pannella e le altre associazioni che in questo momento, ciao Decim, abbiamo coinvolto nella protezione e nella difesa dei diritti dei tibetani e di tutte le minoranze in Cina e in Asia, abbiamo, cioè il Partito Radicale, il Soto Picaino e il Comitato Globale per lo Stato di Diritto, abbiamo fatto della difesa dei diritti umani e dei valori universali che sono rappresentati e incarnati appunto il nostro zenith, la nostra stella polare. In questo momento siamo riusciti a avere in partenariato un'istituzione non universale, non internazionale a livello globale, ma europeo, che è il Consiglio d'Europa. L'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa sta portando avanti un progetto di risoluzione per il diritto alla conoscenza, la conoscenza che assieme alla non violenza è un cardine di ogni democrazia, di ogni paese libero. La conoscenza non tanto come elemento di costituzione, ma di democrazia e cultura democratica, del dibattito, del confronto e della possibilità di scegliere liberamente. Con Marco Pannella voi sapete benissimo che abbiamo sempre tentato di portare avanti la causa culturale innanzitutto, l'esistenza culturale del Tibet. Il Dalai Lama, che ho avuto l'onore di visitare più di una volta grazie a Marco, ha sempre fatto di questo il punto fondamentale e lo ha rivendicato. Essere riusciti in oltre 60 anni a mantenere viva la cultura, la tradizione, l'esistenza stessa del Tibet è un primo risultato che con la non violenza avete e siamo riusciti a assicurarci, e dobbiamo continuare così. Qualsiasi azione che miri a questo è ancora di più impreziosita se riusciamo a coinvolgere il lato istituzionale. Per questo io spero che nel prossimo mese
anche la partecipazione della comunità tibetana a livello europeo perlomeno sia più spiccata, perché dall'assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, che non è il Parlamento europeo naturalmente, il salto deve essere necessariamente l'ONU, il Consiglio diritti umani dell'ONU e poi l'Assemblea generale dell'ONU, per tornare a ribadire quei principi, quei valori democratici che vivono in Tibet nonostante la repressione, che vivono in Xinjiang nonostante la repressione, che vivono a Hong Kong, che vivono a Taiwan, che vivono grazie a quell'alleanza detta Milk Tea Alliance, che ogni giorno che passa è sempre più vitale e sempre più necessaria, come siete necessari voi e credo di poter dire noi. Grazie. Quando avvenne la Return March to Tibet, 300 tibetani, monaci e non solo, hanno fatto questo lungo pellegrinaggio, questa marcia di protesta da New Delhi ai confini con la Cina, l'anno in cui avvenivano i giochi olimpici in Cina, appunto, per dimostrare, per dare visibilità alla causa del popolo tibetano. In quell'occasione ho avuto modo di conoscere questo personaggio veramente particolare, che ci auguriamo di poter invitare in Italia, come abbiamo già invitato una volta insieme a tanti studenti di scienze politiche tibetani in India, nelle università indiane, per far conoscere l'importanza di questo tema, che è il genocidio anche culturale, cioè il processo di sinizzazione della Cina nel Tibet tende a cancellare dalle radici la tradizione della cultura tibetana, che sappiamo bene era un popolo indipendente, aveva una sua religione, una sua moneta, una sua lingua, una sua tradizione, e quindi è stato militarmente occupato. E purtroppo l'Occidente non ha saputo contrastare questa abile mossa di Mao Zedong, che dopo aver conquistato il potere contro Chiang Kai-shek aveva già l'esercito pronto e vittorioso, e in solo un anno ha occupato il Tibet, quasi raddoppiando il territorio della Cina. Ora, troppo l'Occidente e tutte le altre nazioni libere e democratiche hanno sopportato una invasione militare brutale e continuano a tollerare il genocidio culturale, per il quale nelle scuole tibetane si insegna il cinese e i tibetani non hanno alcuna possibilità di accedere a posizioni rilevanti nel loro paese, vivono come esuli nella propria stessa terra. Questa è una cosa terribile, che oggi ancora avvengono dei genocidi culturali, e è veramente un problema di tutto il pianeta. Come noi cerchiamo di salvare le specie animali che tendono di essere estinte, dobbiamo salvare le grandi tradizioni culturali che sono un patrimonio dell'umanità che ci riguarda tutti, e non solo un piccolo popolo tra le nevi come i tibetani o piccole comunità nel mondo. Quindi è una responsabilità che tutto il mondo deve avvertire per contrastare la One China Politics, che è lo scopo elettivo per il quale Tenzin Fundu ha lanciato una petizione che invitiamo tutti a sottoscrivere. Si vuole contrastare la pretesa illegittima della Cina di considerare parte della Cina Taiwan, Hong Kong, Macao, la Sud Mongolia, il Tibet e l'Uzbekistan, il popolo degli Uiguri, contro i quali esistono campi di concentramento non diversi da quelli del Terzo Reich, per far lavorare queste persone gratuitamente, perseguitate, senza nessun confronto, e sotto la minaccia continua della sterilizzazione delle donne, della tortura e della oppressione. Credo che questo tema riguardi tutta l'umanità e non soltanto piccole minoranze che noi oggi cerchiamo di sostenere. Grazie. Buongiorno, io mi tengo un metro abbondante da voi perché voglio togliermi questo straccio dalla bocca, così sono in regola, mi pare, no? I can buy. Vale anche per questo. È un regalo di questi signori qua.
questo. Adesso si può parlare di varianti inglese, scozzese, varesotta, padovana, ma non ci ricordiamo mai che l'originale è cinese, così giusto per chiarire. Beh, io inizio come tutti gli anni, da quando vengo qua, con la retrospettiva. Questo è il mio 33esimo 10 marzo e il primo 10 marzo l'ho fatto qui davanti a questa ambasciata nel 1988 con l'Associazione Italia Tibet appena fondata. E quando sono arrivato qui, qualcuno di voi l'ha già sentita questa cosa, abbiate pazienza, ma ci sono anche dei giovani, ho trovato un giornalista cinese che mi ha chiesto che cosa facevo. Ho detto: ma guarda, sono qua a manifestare a favore della causa tibetana. E lui mi ha detto: ma sei un giornalista? Io ho detto: sì, sono un giornalista, ho tirato dritto. E lui mi ha detto: ma dice, perché tu parli della Cina, di queste cose? Io dico: sono un giornalista anch'io, della Xinhua. Quando parlo d'Italia parlo sempre di arte, Firenze, Venezia, Roma, Colosseo, ma mai di mafia, spaghetti, o rapine o tutte queste cose qua. Io dico: ma come sei messo? Dico: tu sei un giornalista e parli solo di Venezia, di Firenze, dell'arte, e mi stai dicendo che io non devo parlare delle cose che riguardano il Tibet e le vostre brutali repressioni. Stavo parlando del 1988. Se n'è andato scuotendo la testa, perché veramente non capiva questa cosa, non la capiva. E stamattina avevo chiesto ai gentilissimi ispettori di polizia se potevamo lasciare una lettera all'ambasciata cinese, una brevissima lettera che mi è stata mandata da Tibet TV, e ovviamente hanno detto di no, non hanno il coraggio neanche di ritirare una lettera, un pezzo di carta, nella loro arroganza, arroccati dentro questo palazzo che è l'emblema anche qui esteticamente di questo potere assolutamente, che non vuole avere a che fare con nessuno, che non vuole dialogare con nessuno, che rifiuta da anni di riconoscere che in Tibet esiste un problema. Per loro in Tibet il problema non c'è, è tutto a posto, va tutto bene, hanno portato strade, hanno portato infrastrutture, hanno portato centri commerciali. Io sono stato a Lhasa l'ultima volta 15 anni fa, 16 anni fa, e già mi fece impressione per come era stata stravolta questa città nella sua natura, nella sua cultura, nella sua architettura. Una cosa impressionante, sembrava una copia asiatica di San Marino, con tutti i negozi, le chiccaglierie, e questi poveri tibetani che giravano per questa città a loro diventata aliena, come degli esuli, come smarriti da questa cosa, impauriti anche di dire qualcosa alla mia telecamera, perché cercavano ovviamente anche allora di raccogliere testimonianze. Beh, insomma, la situazione del Tibet è sempre peggiorata, non c'è stato mai un momento, un segno di ottimismo, di positività, che ci potesse dare una speranza che qualche cosa da parte loro, da parte di questi signori qua, potesse cambiare in meglio. Anzi, è sempre peggiorata, e quindi da un certo punto di vista la cosa dovrebbe essere scoraggiante, perché in effetti continuare a venire qui a protestare, a cantare l'inno tibetano, a gridare slogan, può essere veramente frustrante. Ma noi veramente non ci interessa assolutamente la loro posizione, noi siamo dalla parte della verità, siamo dalla parte della giustizia, e questa cosa prima o poi sicuramente trionfa. Guardate, è una questione, ti dico, 33 anni non sono pochi, c'è veramente da farsi venire un po' lo scoramento, però io ho lo stesso entusiasmo, la stessa motivazione di 33 anni fa qui davanti. Come vedo che la bandiera mi si scalda il sangue, mi va alla testa, ma riesco a mantenere la tranquillità, sono tranquillo, pacifico, non violento, e vi guardo e dico: voi siete là nascosti, non avete il coraggio di scendere, di venire qui, di parlare, e lo fanno con tutti, lo fanno a tutti i livelli, lo fanno anche col governo tibetano in esilio, con il Dalai Lama, con gli emissari, li hanno ospitati per anni dicendogli sempre la solita minestra. Cioè, queste sono le condizioni, o le accettate oppure qui in Tibet va tutto bene, il problema non c'è, il Dalai Lama può venire, ma alle nostre condizioni. È una politica veramente terribile. E adesso assistiamo adesso a una cosa nuova da un po' di tempo a questa parte. Come diceva Laura prima, c'è una grande attenzione anche alle altre realtà che stanno soffrendo sotto il governo cinese. Quindi in particolare mi riferisco allo Xinjiang, agli Uiguri, che per anni sono stati completamente ignorati dai media, sono stati completamente ignorati dalla stampa, anche dal livello di associazioni di supporto. Improvvisamente
sono diventati adesso, sono venuti alla ribalta, proprio giustamente dico io, perché la questione degli uiguri è molto simile a quella del Tibet, ma io voglio ricordare, a parte che oggi il 10 marzo è la nostra giornata, la giornata del Tibet, quindi io chiedo anche, lo chiedo e lo chiederò anche oggi in conferenza stampa, a tutti quei parlamentari, a tutte quelle persone che grazie e che ringrazio veramente dal profondo del cuore, si stanno adoperando per la causa tibetana, per la questione dei diritti umani in Cina in generale, che ogni volta che nominano Taiwan, che nominano Hong Kong, che nominano la Mongolia interna, che nominano lo Xinjiang, devono sempre aggiungere la parola Tibet, perché è in Tibet che il governo cinese si è fatto le ossa per mettere a punto questi strumenti terribili di repressione, come i campi di concentramento, tutte queste cose qua. I governatori del Tibet poi sono andati in Xinjiang a fare quello che avevano già fatto da noi, dico da noi perché il Tibet chiaramente la sento come la mia seconda patria, se non la prima, perché come l'Italia adesso, chiusa parentesi. Ecco, quindi voglio dire, non perdiamoci d'animo, non perdiamo il coraggio, non perdiamo l'entusiasmo, siamo dalla parte del giusto, questa è la cosa che ci deve guidare sempre, da qui in avanti, fino a quando, dico, la Tenzin Sundu vuole l'indipendenza del Tibet, anch'io, tanto mi conoscete, no? Lo sapete che nel profondo del cuore sono un indipendentista, però sono anche una persona che ha un senso della realtà, delle cose, quindi credo anche che la politica debba fare il suo lavoro e debba in qualche modo cercare di risolvere il problema anche per vie diplomatiche. Da noi la disponibilità c'è, da noi intendo da parte del governo tibetano in esilio, da loro non c'è. E quindi ultima cosa che voglio dire, avete visto, ho postato su Torce Umane in Tibet questa fotografia dove si vedono tutti Macao, Hong Kong, Taiwan, e dico, noi non siamo parte della Cina. Allora io credo che in questo momento bisogna che il Tibet si organizzi e faccia corpo unico con tutte queste realtà che stanno soffrendo sotto il maglio di Pechino, di Xi Jinping, di questo governo veramente ignominioso che regge questa macroscopica nazione che sta cercando di impadronirsi del mondo. Quindi il Tibet deve fare assolutamente alleanza con tutte queste altre realtà, perché united we stand, divided we fall, dicevano. Ecco, questo vale anche per la questione tibetana oggi. Per cui ragazzi, io vi ringrazio, sono felice di essere in questo tripudio di bandiere che sono bellissime, molto più belle di quella rossa lassù. E Tibet libero! Libero! Vi porto una testimonianza di amicizia che è lunga di 300 anni, perché Orazio Della Penna era un missionario cristiano che 300 anni fa andò in Tibet per convertire i tibetani. Dai tibetani fu accolto e gli fu consentito, pensate, 300 anni fa, di costruire una chiesa a Lhasa. Ora, provate a immaginare che cosa potrebbe succedere a parti invertite. Questo per testimoniare come i tibetani erano e sono in grado di relazionarsi con persone di culture, fedi diverse. Che cosa successe? Successe che non convertì naturalmente i tibetani, perché queste persone si fermarono in Tibet 33 anni, ma riuscirono a costruire il primo ponte culturale tra la cultura tibetana e la cultura europea, o direi meglio italiana. Questo a testimonianza di come un popolo lontano dalla nostra cultura riusciva, riesce tuttora a colloquiare, a relazionarsi, ad essere in amicizia con gente che non conosce, con gente di culture differenti. Pensate che ci sono lettere, documenti del VII Dalai Lama che spedisce a questo frate Orazio, questo frate cappuccino, dove gli tributa tutta la sua stima, tutta la sua amicizia. E questo accadeva 300 anni fa. E adesso queste cose non si possono più fare, perché il tempo è passato e un paese che era libero ha dovuto perdere la sua libertà. I cinesi ci provarono già da allora a togliere la libertà ai tibetani e ci hanno messo molto tempo, ma ci sono riusciti. Noi quindi vogliamo testimoniare la nostra stima, amicizia, vicinanza a tutto il popolo tibetano, a quel popolo che deve essere libero
deve sentirsi, oltre che sentirsi libero, deve essere libero. Libero nella propria terra, nella propria cultura, nella propria lingua soprattutto, nella propria lingua, perché è quello che stanno perdendo in questo momento. Grazie, saluti. Buongiorno a tutti, volevo ringraziare gli organizzatori e anche di Laura Marte, padre della Radicali, e non c'è. Vorrei, tutti hanno già parlato e io però volevo leggere. La situazione dei diritti umani all'interno del Tibet è continuo deterioramento. Il governo cinese non sta solo intaccando i diritti politici e continuo religiosi. Religiosi del popolo tibetano, ma anche distruggendo il fragile ambiente dell'altopiano tibetano. Ci sono state ondate di sfratte e demolizione degli alloggi delle monache a Larungar e Yatsingar tra il 2016 e il 2019 sotto l'amministrazione di Xi Jinping. Queste monache sono state detenute e non sono potute tornare alla loro accademia per studiare. Sono state invece costrette a frequentare la rieducazione politica presso il loro istituto. La situazione dei diritti umani in Tibet sotto la guida di Xi Jinping si sta ulteriormente deteriorando a causa dell'applicazione di rigide limitazioni dei movimenti e continuo controlli dei documenti di identità. Per evidenziare alcuni episodi recenti, clamo una madre di 36 anni della contea di Diru a Nakchu è morta a causa della tortura della polizia nell'agosto 2020. È stata arrestata con il pretesto di inviare denaro in India alla sua famiglia e torturata in prigione. La morte in custodia di Lamo ritrae la realtà critica di quanto siano oppressive le politiche cinesi in Tibet e tibetani. Dal 2009 156 alloggi malati sono venuti in Tibet. Shurma, tibetani di 26 anni, è morta per emulazione del suo villaggio natale nella contea di Diru, Diru nel 2015, mentre protestava contro la repressione cinese. Tuttavia, a causa della soppressione delle informazioni, parte della Cina e della limitazione di libertà di parola, le notizie sul cibo non hanno raggiunto il resto del mondo per più di 5 anni. Attraverso questi esempi è chiaramente evidente che il governo cinese e la leadership hanno violato i diritti umani fondamentali al Tibet. I membri dell'Associazione Donne Tibetane esortano le Nazioni Unite, i parlamentari, i leader mondiali, i gruppi di sostegno per il Tibet in tutto il mondo unirsi per sostenere quanto sempre chiede. Fare pressione sulla Cina finché dialoghi con i rappresentanti di Sua Santità il 14° Dalai Lama. Secondo, esortare il Comitato delle Nazioni Unite per le scomparse forzate a esercitare pressione sulla
Cina affinché rilasci incondizionatamente l'undicesimo Panchen Lama e tutti i prigionieri politici. Terzo, opporsi alla Cina nella sua intenzione di intromettersi nella selezione della futura reincarnazione di Sua Santità il 14° Dalai Lama. Quarto, repressione sul governo cinese per migliorare la situazione dei diritti umani in Tibet. Con la nostra incrollabile fede nella guida di Sua Santità il 14° Dalai Lama, preghiamo per la sua buona salute e lunga vita! Tibet! Buongiorno a tutti e grazie sempre per organizzare questa iniziativa che ci ricorda la nostra presenza accanto del popolo tibetano che soffre e soffre sempre di più. Vi porto il saluto di Società Libera, che è un'associazione indipendente che si batte per la libertà nel mondo e organizza sempre la marcia, tutti gli anni la marcia internazionale per la libertà delle minoranze e dei popoli oppressi, alla quale è sempre stato presente la comunità tibetana italiana. E vogliamo esprimere sempre la nostra solidarietà e vogliamo denunciare il silenzio delle istituzioni internazionali o comunque la posizione molto ambigua che hanno l'Unione Europea e l'ONU nei confronti dei diritti umani e delle libertà fondamentali che sono calpestati quotidianamente. Ricordiamo solo un piccolo dettaglio, piccolo grande, che il programma dello sviluppo per lo sviluppo sostenibile Agenda 2030 dell'ONU non menziona la libertà tra i suoi 30 obiettivi. C'è lo Stato, uno Stato forte viene menzionato lo sviluppo sociale, viene menzionata la scienza di fame, ma la libertà non c'è più. Eppure la libertà era uno dei punti cardine della dichiarazione dei diritti dell'uomo, perché era uno dei capitati dell'uomo. Però adesso non se ne parla più perché non viene più nominata esplicitamente. Ecco, vi non rubo altro tempo e vi saluto da parte di Società Libera e che la libertà fondamentale possa essere sempre una delle priorità assolute del mondo, senza la quale il mondo non sarà mai in pace. Grazie. A ottobre faremo la marcia per la libertà. Come sapete, molti dei presenti, che ringrazio e saluto, hanno partecipato a quasi tutte le marce, anzi a tutte, alcuni di loro, e quest'anno l'abbiamo fatta su Zoom, purtroppo. Speriamo che a ottobre prossimo la potremo fare in presenza. Ci rivediamo, arrivederci, grazie. Siamo parte dell'associazione GoTibet e ne siamo felici. Abbiamo sempre la speranza che questa situazione torni, soprattutto in questo momento che il mondo sta soffrendo per questa pandemia. E ancora di più si sente forte questa repressione che i tibetani subiscono da tantissimi anni. E ringrazio tutti quanti, appunto dalla casa del Tibet, e Stefano Dall'Ari, che è il presidente, non è potuto essere presente, e trasferisco il suo saluto a tutti quanti voi. Grazie per l'attenzione. Now.